Sognare si può, buongiorno, buongiorno al nostro Francesco Ciano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come andiamo? Benissimo. Benissimo, sappi che ancora devo sistemare, per cui senti che la nostra voce sembra che arrivi da un imbuto. Un po' così, mi alzi un po' le cuffie per favore, prova, ok, grazie. Va bene? Benissimo, oh, grazie. Eccoci okay. Qua. Allora, intanto benvenuto nella nuova location, spero che ti piaccia. Bene, bella, bella, ti faccio i miei complimenti. Grazie, grazie, grazie. Diciamo che, insomma, abbiamo fatto passi notevoli, quindi ti volevo fare i complimenti perché, insomma, diciamo che l'impegno poi ripaga sempre, quindi questo è. Grazie, grazie, grazie. Sono... E io, dimmi, ti permetto di fare complimenti a te che non ti fermi mai e ne hai combinata un'altra delle tue. Che cosa hai combinato? Ma diciamo stai che stai presentando un progetto nuovo. Sì, siamo partiti con un progetto nuovo che, insomma, da un po' che ci stiamo lavorando, quindi abbiamo fatto, come dire, allora, faccio preannuncio una cosa. Di solito parlo di cose, come dire, utili per le persone, quindi, come dire, a livello sociale, mettiamola così, come difendersi a, come proteggersi a. Oggi parleremo nello specifico di un prodotto, di un sistema, sì. Però sempre con lo scopo finale come fare a, ok? Quindi sempre una cosa utile. Quindi, fatta questa premessa, era un diverso tempo che stavo cercando effettivamente un dispositivo innovativo, quindi una cosa veramente che potesse aiutare le persone a vivere una vita un po' più semplice, quindi sempre collegata al mio settore. E, diciamo che, insomma, un po' tutti i produttori a livello mondiale non è che tiravano fuori queste grandi novità. Noi avevamo comunque dei prodotti che funzionavano tramite app, che comunque si interfacciavano, quindi l'ultima tecnologia. Diciamo che da questo punto di vista tu sei sempre abbastanza legato, no? Alle novità tecnologiche, sì. A tutto quello, però non eri ancora soddisfatto. No, non c'era la cosa che mi entusiasmava. Perché bene o male comunque tutti facevano la stessa cosa. E per raccontare, diciamo, di veramente come è nato questo progetto, praticamente ho ricevuto un contatto da LinkedIn, insomma, questa persona che mi parlava di questo nuovo dispositivo, di questo nuovo prodotto. Premetto, insomma, un po' come tutti, quando ti parlano di qualcosa sembra sempre che ti vogliono proporre, insomma, la cosa da vendere, no? Certo. Però, come dire, ho avuto sempre interesse per questo dispositivo. E abbiamo approfondito, diciamo, in più step, quindi di che cosa si trattava, sì. E da dove arrivava e le cose che faceva, e allora ho detto ok, possiamo partire. Parliamone, ok. è stato lungo e faticoso, però, insomma, posso vantarmi effettivamente che sono il primo in Italia che ha questo tipo di dispositivo. Eccolo qua, pronto, pronto. E di che cosa stiamo parlando? L'abbiamo fatto di nuovo, insomma. L'abbiamo fatto di nuovo, insomma, chi ci segue sui social e chi ci segue praticamente anche sui vari siti, sulla varie TV e sulla radio, insomma, l'abbiamo fatto di nuovo, abbiamo di nuovo presentato un prodotto che siamo i primi in assoluto a presentarlo. E stiamo parlando di questo piccolo dispositivo che vediamo qui. Eccolo lì. Che lo facciamo vedere anche chi ci segue in diretta. Sembra un bel giocattolino. Allora, la provenienza americana, quindi direttamente da Silicon Valley. Questa è stata una cosa che mi ha incuriosito particolarmente, quindi sarà sicuramente una cosa innovativa. Mi si sono avvicinati con questo prodotto a dire comunque l'home, quindi l'automazione smart, la casa smart associata alla sicurezza, e ho detto bah, a me piace la casa smart, mi piace la sicurezza, e andiamo ancora, facciamo ancora un passo avanti. Il vantaggio della parte radio, che è una parte radio israeliana, una delle più potenti al mondo, questo connubio, diciamo, Israele e America, mi è piaciuto subito, ho detto magari può funzionare. E quindi abbiamo fatto i nostri test, le nostre prove, e siamo partiti. Cos'ha effettivamente di diverso di quello che può, insomma, si può trovare sul mercato? Adesso, come dire, sulla nostra comunicazione
ho voluto utilizzare un messaggio un po' forte, quindi stanco delle solite cinesate, no? Perché già i cinesi mi stanno attaccando in seguito all'ultima puntata radio che abbiamo fatto, insomma, adesso mi stanno cercando, non è che solo con i cinesi, per carità, io li voglio anche bene. Però insomma non sono conosciuti per la loro qualità, producono, come dire, quantità abbondante, ma a volte commettono degli errori se non sono guidati bene, mettiamola così. Ecco, sì, cioè, salvati un po'. Ok, quindi diciamo che un missile nucleare cinese in questo momento non sarà puntato verso di me, mettiamola così. Spostati un pochino, che se no salto per aria. Sì, mi dispiacerebbe rovinare la tua nuova sede, E no, mettiamola. no, però ecco, hai trovato un connubio che ti ha conquistato. Brava, sì. E quindi la cosa, come dire, che mi è piaciuta è questo sistema effettivamente smart, quindi che è concentrato tutto all'interno di questo dispositivo. Considera che all'interno di questo dispositivo c'è praticamente a livello di tecnologia, quindi la tecnologia Bluetooth, che è quella che conosciamo tutti per i nostri telefoni, poi vi spiegherò cosa serve. La tecnologia Wi-Fi, quindi per collegarsi a internet. All'interno c'è già una SIM dedicata, quindi il problema principale del 99,9% della popolazione mondiale che ha una SIM che gli scade, e quindi questa ce l'ho già integrata ed è una SIM che non scade. Poi ha la comunicazione Power G, quindi che è la parte radio, quindi può ricevere praticamente i vari sensori radio. Ha la parte praticamente Z-Wave, che anche è un protocollo di comunicazione che serve per comunicare con i dispositivi radio, ma per le automazioni. Quindi in questo caso alzare la tapparella, abbassare le luci, aprire la porta del garage. Quindi, Quindi insomma, devi fare attenzione a quello che fai perché ti si apre, chiude, fai, sì, trighi da può fare lontano. veramente di tutto. E questa, allora, la cosa che veramente mi ha fatto decidere, quindi oltretutto questa tecnologia, è che comunque è integrabile con i nostri vari sistemi che ormai quasi tutti hanno il Google Home o l'Alexa all'interno della propria Sì, abitazione. molti ce l'hanno, Molti ce l'hanno, sì. quindi da andare comunque a utilizzare un sistema domotico, quindi andare a comandare l'accensione di una lampadina, il controllo dei termostati, andare a fare tutti questi tipi di servizi, adesso si possono fare tutti attraverso questo dispositivo. Quindi, insomma, Aspetta che non è ancora finito. vabbè, allora Allora, aspetta, ti faccio prendere vai. fiato, voglio salutare Nico che ci dice buongiorno, sai che lui è sempre presente e quindi è carino salutarlo, Sì. ecco. Naturalmente salutiamo Nico, tutte le persone che ci ascoltano, che ci ascolteranno, gli ascoltatori di Sognare Si Può e quelli di Radio Moncalieri che ti ascolteranno in replica domani. Salutiamo tutti. Quindi un saluto a tutti quanti, prego. Sì, diciamo che insomma, con Nico, che ormai tutti sanno che è il mio collaboratore, abbiamo fatto. La scorsa settimana ci siamo divertiti un pochettino, forse più io che lui, nel senso abbiamo girato dei video per presentare effettivamente questo prodotto. È quasi tutto merito mio. Comunque il video è venuto bene. No, è veramente abbiamo fatto un video bellissimo. Anche perché insomma inizia, come dire, non è impostato un po' come gli altri, quindi è stato un modo un po' più fluido per spiegare come funziona, e comunque insomma è stato montato in modo fantastico poi da Nico, nonostante me, No, mettiamola così, dai. c'è da dire che sì. Complimenti, Nico, non glielo No, dire. ma figurati, Non anche glielo perché dire poi perché vuole poi l'aumento, quindi non si fanno però queste è cose. veramente molto bravo a Ma adesso presentare, a seguirti nei progetti, sì, insomma. dai, diciamo Però che. appunto siamo zitti No, 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 non va perché. bene. Quindi ci sarà, c'è, anzi, è già presente un sito dove andare a visionare questo tipo di prodotto. E si chiama ed è www.hsecurity.it.
E il prodotto si chiama, noi l'abbiamo battezzato nello specifico HAS, quindi HAS, che sta per Home Automation Security, quindi l'automazione della casa legata alla sicurezza. Interessantissimo, quindi cioè, voglio dire, comincia a diventare quasi un film del futuro, no? Si stanno realizzando in realtà tutta una serie di progetti che anni fa sembravano impensabili. Sì, impensabili, o comunque venivano inseriti nei film, sai, sì, no? Quando non c'era 1999, dicendo lo spazio, vedevi queste cose. Effettivamente abbiamo raggiunto un livello veramente incredibile. Quindi vero. Considera che la parte Bluetooth che avevo preannunciato prima, che volevo spiegarvi appunto come funzionava, considera che lui riesce a capire se praticamente nel suo raggio Bluetooth ci sono delle persone che sono autorizzate a comandare o meno il dispositivo. Quindi se tu ti avvicini, nel momento in cui ti avvicini a casa tua, ti potrebbe aprire una porta, disinserire l'impianto d'allarme e creare, che ne so, accenderti la musica, la tua musica preferita, e regolarti la temperatura all'interno della tua abitazione. Quindi fare queste cose qua, secondo me, non apprezzo. E la stessa cosa quando esci di casa, quando lui rileva che nessuno è all'interno della propria casa, tu o comunque le persone un po' sbadate, mettiamo che si dimenticano di inserire l'impianto, automaticamente quando rileva che tu sei fuori da quella portata, automaticamente inserisce il sistema di sicurezza. E voilà! Quindi è impossibile dimenticarsi. Meraviglioso, io devo tornare indietro 10 volte per vedere se ho chiuso la porta, se anche nell'antifurto della macchina. Ma non sei l'unica. No? Quindi voglio dire, e c'è questo qua, dice, ah, se n'è andata, tac, e chiude la porta, inserisce l'antifurto, chiude tutto. Sì, poi ci sono quelli che sanno tutti di te, che se apri e chiudi la macchina, lo devi chiedere a quelli che ti controllano, no? Quindi sui social di solito che ti spiano, dice che sanno tutto di te, ti controlli se ho chiuso la macchina, ho inserito l'antifurto. Quindi allora, e anche i ladri magari mentre lo chiedo se fanno qualche idea, dice, boh, l'ha lasciata aperta, entro. Poi un'altra cosa bellissima che ha, anche lì è interamente controllabile dallo smartwatch, quindi considera che dall'orologio, quindi in questo caso soltanto sul sistema della Apple, si spera che poi lo faranno anche per noi di Android, però per adesso per le brave persone che utilizzano il sistema iOS possono avere le notifiche sull'orologio, possono inserire, disinserire, possono tirare su e giù le tapparelle, quindi questo orologio magico, sì. Che quello che diciamo è una replica dell'app che hai sullo smartphone, viene comunque utilizzata sull'orologio, quindi anche questa, tu pensa alla tecnologia con un orologio puoi pilotare quello che vuoi all'interno della tua abitazione. Interessantissimo. Senti Nico, intanto ciao Dolly Do. Nico ha postato in anteprima il video, quindi ecco il link in anteprima, e dice l'ha postato nei commenti, quindi se volete andare a sbirciare potete farlo. Notare che non l'ho spammato ieri sera, perché era già ieri, era già su YouTube ieri sera, e di solito praticamente sono già il primo che inizia a spammare, quindi mi sono trattenuto per darvi questa anteprima. Grazie, grazie, quindi ciao Lino Lamendola, quindi se volete andare a curiosare, Nico ce l'ha inserito nei commenti della diretta, quindi ovviamente prima ascoltateci in diretta, andate a guardarlo dopo, perché tanto il link rimane. Esatto, perché rimane lì. Tra l'altro, vabbè, qualcuno dice, Nico, parlato di aumento e ti ha messo il link di lavoro, sì, e quindi aumento di lavoro abbiamo detto, no? Quindi vedi che esatto, è attento il nostro Nico. No, è comunque interessantissimo, no? Nel momento in cui finiamo la diretta, se volete potete andare a curiosare il link e quindi capire, vedere che cosa fa realmente, lo vedete con i vostri occhi che cosa ha combinato Francesco Ciano con l'aiuto di Nico. Cosa fa ancora? Oltre all'orologio magico, sì, che è esatto, col quale all'interno tu puoi... ha già una telecamera incorporata da 5 megapixel, quindi fa già video alta risoluzione, che ha diversi scopi.
Il primo è che comunque può essere anche interrogata da remoto per capire che cosa sta succedendo all'interno della tua abitazione, ma la cosa secondo mio avviso più utile è che praticamente può essere quando tu inserisci e disinserisci l'impianto d'allarme, ti fa una foto, quindi viene certificato l'ingresso e l'uscita, quindi, e poi ti può essere inviata allo smartphone, quindi che hai inserito e disinserito l'antifurto a casa tua. Quindi è un'arma a doppio taglio. Se sei con l'amante è un problema. Esatto. Se sei con l'amante è un problema. Sì, l'amante te lo devi mettere dietro le spalle, perché se no devi nasconderlo, se no è un pasticcio. Però può essere utile per quanto riguarda il discorso badanti e il discorso babysitter. Quindi il discorso quando entra effettivamente una persona a controllare l'anziano, quindi fa il codice, disinserisce. Non è che disinserisce, in questo caso fa un codice dove fa tipo il check-in, check-out, quindi quando può entrare, quando entra e quando esce. Lo stesso comunque se il bambino rimane a casa con una babysitter, può essere comunque controllato e verificato quello che fa, e sicuramente gli orari, quindi questa è un'altra cosa importantissima. Sì, ci dà sicurezza in caso in cui appunto ci dobbiamo affidare a persone magari estranee che entrano in casa nostra. Esatto, insomma, fidarsi bene, non fidarsi meglio, possiamo controllare. Esatto. E poi, perché non hai ancora finito? No, lo vedo, ce n'è, guarda, abbiamo ancora... mezz'ora, non so neanche se basta, perché toccherà continuare la prossima che puntata. Dobbiamo fare, dai. E un'altra cosa molto 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 bella è che comunque può essere gestito anche come videocitofono, quindi mettiamo il nostro bel posto esterno che comunica in wifi, che è agganciato alla nostra wifi, chi suona il campanello, compare l'immagine di chi suona su questo dispositivo e compare anche sul nostro smartphone, quindi in teoria noi se siamo in casa possiamo gestire l'apertura e la chiusura dal dispositivo, se no possiamo comunque rispondere, mettiamo quel corriere di Amazon, sì buongiorno, mi lasci un pacco fuori la porta, o eventualmente possiamo anche aprire la porta, quindi possiamo aprire la porta, lui lascia il pacco e poi chiude la porta. E quindi questo è un altro strumento che è veramente fantastico. È veramente infinito, sì. Cioè, ha infinite possibilità. E un'altra cosa bella che praticamente si possono agganciare delle altre telecamere, quindi che trasmettono sempre sul suo protocollo. È un protocollo di sicurezza, quindi criptato, a differenza di molte telecamere che si trovano a poco prezzo online, quindi che si possono collegare al wifi di casa, quindi lui si collega al suo wifi, che è un protocollo sicuro, e questo si può creare proprio un sistema di videosorveglianza dove si può come dire, far arrivare degli alert se vengono varcate delle zone con le quali non deve entrare nessuno. Quindi mi viene da pensare, che ne so, tipo su un giardino, la telecamera guarda il giardino, io creo una linea virtuale, quando viene scavalcata questa linea automaticamente mi arriva un alert, una notifica sul telefono. Bene. E quindi col cane come la mettiamo? Ah, se c'è il cane, niente, il cane dobbiamo fare conto dove lo mettiamo, quindi in quel caso sicuramente il cane non può esistere, o non può arrivare la notifica. Dove c'è il cane dobbiamo utilizzare altri strumenti, quindi in questo caso dovremmo mettere un sistema interrato o un sistema sulle barriere o sulle tapparelle che rileva l'antintrusione. Diciamo, la telecamera fa un'analisi video come preallarme, ok? Da considerare tale, non è proprio un allarme. Certo. Se poi vogliamo andare a installare dei sistemi, ci possiamo integrare. No, sì, io te l'ho chiesto apposta perché so che tu hai cura e hai anche a cuore gli animali, sì. Tant'è che mi avevi raccontato appunto il cane andrebbe dentro comunque. Sì, okay, sì, il no, cane... però metti che magari c'è, non so, qualcuno che in casa e lo noi chiamiamo andare. Gli animali, diciamo, io, che, il mio okay, sta in casa. Il cane è, se una persona ce l'ha e uno di famiglia, per il mio andrebbe tenuto dentro casa, quindi perché insomma fuori sono in pericolo, quindi perché potrebbero essere comunque avvelenati, e poi insomma voi vivreste fuori, quindi se non vedete, se non riuscite a vivere voi fuori, non vedo perché deve vivere il vostro cane, quindi tenetelo in casa. Bene, allora per iniziare ci ha già detto dato le sue dritte Francesco. No, vabbè, a parte quindi a parte il cane, che era una battuta, sì. Ma che comunque io so che ci sono altre alternative eventualmente, sì, da valutare. Andiamo avanti.
Allora, quindi se vogliamo andare avanti con quello che può Beh, fare, sì. Per... all'interno ha già un sensore che rileva la rottura del vetro. Quindi vuol dire, messo all'interno di questo studio, se qualcuno spacca la vetrina, lui rileva quella frequenza e va in allarme. Quindi sostanzialmente è un sensore già integrato e può mandare la notifica, diciamo, qui sull'app. Quindi diciamo, noi come sistema quindi, proponiamo al momento quello base, se si può, così si può dire, così si può chiamare, quindi la centrale che fa tutte queste cosine con un contatto e un volumetrico, quindi così praticamente è un sistema base. Poi eventualmente se uno vuole anche la sirena si può associare alla sirena. Considerate che se uno ha un impianto d'allarme filare, quindi di vecchia tecnologia, e volessimo andare a interfacciarlo con questo sistema, ha anche una scheda integrata che va a rilevare tutti i sensori cablati che avete e poi trasmette su questo dispositivo, quindi in teoria si può anche recuperare È l'esistente. interessante anche questo aspetto, Sì. perché quindi è possibile integrare questo sistema con qualcosa che magari già si Che è ha. già esistente, E sì. quindi questo è molto importante, perché magari uno pian pianino pensa magari di cambiare anche il resto, però per iniziare già si può partire con un Sì, con sistema di questo questo sistema. Sì, genere, sì, sì, sì. integrandolo con quello che magari già abbiamo in casa, che non è poco. Complimenti, ma il caffè lo fa? Beh, in teoria potresti comandare la caffettiera, sì, ma anche perché La lascio sopra le... No! come no, Già, 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 già! c'è già Amazon che tramite Alexa ha tirato fuori la caffettiera che fa il caffè da solo, quindi io posso comunque interfacciarmi con Alexa, quindi in teoria fa anche il caffè. Sì, va bene, io, la mia era una battuta, No, ma invece mi premi un rispondi tasto. sì, è Sì, giusto, premi un ok. tasto da crei uno scenario che quando entri in casa inserisci l'impianto d'allarme, ti si attacca l'aria condizionata, ti si accende la TV e ti si attiva anche la macchinetta del caffè. Non siamo ancora preparati per trovare una persona che te lo porta, quindi in automatico, però ci stiamo lavorando, dai. Direi che insomma siete abbastanza avanti. Ascolta, abbiamo 4 minuti, quante cose devi ancora dire? Quante altre cose Sarebbero fare? in realtà tante. Di solito non è una cosa che non si fa, nel senso non si comunicano i prezzi, però in questo caso lo vogliamo dire perché così le persone sanno di che morte morire, perché dico tutta sta roba, Esatto, ma la esatto. costa. Paracosta. Allora, praticamente l'impianto, come dire, base, quindi si crea un sistema di sicurezza con un sistema che può fare praticamente tutto, con il contatto e il volumetrico, il rivelatore, rottura vetri, la telecamera. Noi adesso riusciamo a darlo a un prezzo 4,95. Quindi vuol dire già compreso d'IVA. Questo perché praticamente utilizzando il credito d'imposta, quindi col 50%, riusciamo a far pagare al cliente soltanto 495 euro. Quindi Ripetilo, 495 495 euro. euro installato, vuol dire che comunque un tecnico viene lì da voi, vi installa il sistema, vi configura il volumetrico, il contatto, vi programma il sistema. All'interno ha già la SIM, quindi voi non dovete fare nient'altro che utilizzarlo, quindi con meno di 500 euro sostanzialmente. Per dindirindina. Per dindirindina, diciamo che Devo dire che non me l'aspettavo. no, è troppo bello per non farlo conoscere, per non farlo avere a casa dei propri potenziali clienti, perché secondo me ognuno dovrebbe avere questo tipo di sistema. Poi, insomma, scontato che se vuoi andare a mettere il videocitofono, le telecamere, la sirena, cioè vuoi ammettere poi il mondo, sicuramente Beh, il ovvio che prezzo sono aumenta. Però uno situazioni a dice: guarda, parte, però... io abito al quarto piano senza ascensore, ho già la porta blindata, l'unico posto dove mi possono entrare magari è un terrazzino o comunque non ho la porta blindata. Voglio sapere praticamente se qualcuno entra a casa mia quando non ci sono, praticamente con meno di 500 euro si monta questo sistema. O, che ne so, un anziano che rimane da solo a casa e lo volessi solo utilizzare
come sistema panico, quindi volendo possiamo comunque mettere un radiocomando che genera l'allarme malore, che l'anziano se lo tiene al collo, lui automaticamente trasmette, noi quando trasmette gli possiamo mandare una foto, ha l'audio bidirezionale, quindi io posso anche parlare con chi sta dall'altra parte, No, quindi interessantissimo anche questo aspetto, per esempio, no? sì. Che, voglio dire, c'è stato tutto questo periodo in cui le persone sono magari rimaste sole a casa, oppure magari le persone, non so, i genitori, eccetera, tu figlio lavori, tu, insomma, e la persona deve rimanere da sola, hai sempre comunque Tutto è il sotto controllo, contatto, sì. Sì, esatto, e poi anche. Dimmi una parola di conforto che magari si calma, ecco. senz'altro. Poi diciamo che si possono avere questo dispositivo per generare l'impianto allarme, può essere comunque un radiocomando, o se no, se uno praticamente vuole anche lì aggiungere un altro step, come io dico sempre che la sicurezza è fatta dei livelli, volendo si potrebbe mettere l'attivazione allarme vocale e quindi l'anziano, anziché premere il pulsante, dice sto male, sono caduto a terra. Sì. Ivana, aiutami, quindi memorizza quella parola, automaticamente lui comunica col dispositivo, il dispositivo genera l'allarme, lui questo poi fa una foto, poi si può parlare, capire che cosa succede dall'altra parte. No, è veramente un mondo che si apre. La tecnologia, bisogna dire, si sta evolvendo in una maniera velocissima e quindi devo dire che questo è veramente, come si dice in genere, tanta roba. Sì, diciamo No, sì. che, come dico, abbiamo fatto questa ricerca di mercato, abbiamo voluto, cioè ho voluto praticamente qualcosa di altamente tecnologico senza spendere comunque un occhio della testa, quindi questo è, andando anche, come dire, a erodere un po' quello che era il margine nostro aziendale, perché confido insomma, che tante persone ne approfittano appunto per il prezzo e per la tecnologia, quindi Certo. questo è la mia intenzione. Spero che venga capita, Ma dai. sicuramente sì. Tra l'altro, Nico dice: pensa che bello gestire il termosifone aiutami, Dallo dall'orologio, smartwatch. dallo smartwatch. Ogni tanto mi perdo le parole. Tra l'altro, Gliel'hai Nico è il fatto primo in Italia che ha provare? un sistema installato di AS, quindi lui il primo test al mondo, no, mondo no, perché in America esiste già da tantissimi anni. Comunque, Sì. la prima persona in Italia che ha avuto l'opportunità di utilizzare questo sistema. Sì, lo vedo tutto, infatti nudo, entusiasta, controllare i termosifoni dallo smartwatch, è bellissimo con i punti Sì, esclamativi, quindi poi. devo dire che lui ne è molto molto contento. Francesco, Siamo il arrivati. tempo sì, è terminato, ricordiamo dove trovarti, dove potersi informare su questo e sugli altri tuoi progetti. Sì, io ricordo il numero verde che è l'896 70 78, ricordo il sito istituzionale che è www.piusicurezza.com, ricordo la nostra pagina Facebook, quindi che se cercate più sicurezza veniamo fuori no noi con i nostri video, tra l'altro vedete il video di presentazione e poi ricordo anche il sito di questo prodotto specifico che è www.hsecurity.it. Benissimo, sappiate che lo trovate ovunque perché Francesco Ciano più sicurezza è dappertutto e quindi potete anche andare a visionare questo ma anche tutti gli altri sistemi, tra l'altro tutti i consigli perché ci sono video su vari argomenti e io devo dire che ho imparato tante cose grazie anche a questi nostri E incontri. poi a fine mese E poi saremo di nuovo su GRP. assolutamente sì, ricordatevi che ci saremo ancora a parlare con Francesco Ciano, CEO della Più Sicurezza. Sorolò. Sorolò. Bene, io ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato, tutti coloro che ci ascolteranno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Sognare Si Può e a tutti quelli di Radio Moncalieri che domani ci ascolteranno in replica. Ciao a tutti! You never give me any chance. Watch me.